penso che dovrebbe succedere una cosa molto molto particolare per me. No, credo che vincere la seconda gara è stato, fare un buon risultato è stato determinante. Soprattutto che Marco non è riuscito a fare, non ha avuto il suo weekend, no? Poi ci fosse anche per Gino Sandrea, mi spiace anche per Max che dopo l'esplosione della Germania, sicuramente con questi fattori ha permesso avanzare un po' nel campionato e sì, matematicamente no, però dico, si può dire che è stato. Però comunque tu dovrebbe succedere che Melandri vince tutte e quattro e io faccio solo due punti. Ma come puoi mandare una gara della prossima settimana? Boh, io credo che non dobbiamo. Unicamente dobbiamo non cambiare niente, no? Disfrutare della gara, la Manicurs, come una gara in più, lavorarci al massimo, non perdere la concentrazione e l'attenzione, e quello che arriverà, arriverà, no? Io credo che è una cosa automatica, una cosa che sarà una conseguenza del lavoro che abbiamo fatto durante tutto l'anno. Credo che è andato benissimo durante tutto l'anno, non dobbiamo cambiare niente. Non mi voglio rilassare, non voglio accontentarmi, perché è una cosa che automaticamente arriverà. Allora preferisco divertirmi, lavorare, godere e soprattutto combattere per anche queste due gare che rimangono, Magni Curve e Portimão. Spero che sia una gara anche inolvidabile, non solo per il fatto del risultato, sino anche per il fatto di come la facciamo. Che ha cambiato la gara della prima? Le gomme? Ha cambiato la gomma dietro? Sì, perché io pensavo che questa gomma cadereva di più, questa gomma morbida. La B. Per quello che la gara 1 abbiamo messo la C. Dopo abbiamo visto che la C non arrivava al performance che aspettavamo, e quando è finito la gara sembrava che poteva fare un'altra. Non è andato in temperatura, non è andato nel regime che doveva essere. E dopo abbiamo deciso con la B, e la B aveva un po' di movimento, però riusciva a stare nel 48 basso, riuscito a fare anche il tiro veloce. Quello mi ha permesso di essere più competitivo. Ma la prima stessa della gara 1 è stata una stessa poco abituale, la gomme, la gomme della gara 1. Mai montata. Guarda, uguale che in Aragon. Aragon la gara 1 abbiamo usato la gomma dura, quella che è caduto, se ne era un po' spaventato perché l'unica volta che usiamo questa gomma cade, no? Durante tutto l'anno, no, tranquillo Genesio. Però è stata una scelta perché noi sappiamo che l'inizio gara è molto difficile, no? Con tutti come gomme nuove, in accelerazione perdiamo tanto, allora dovevo giocarmela da metà gara in poi, era una situazione strategica dove non è che abbiamo sbagliato, abbiamo stato accertati e non è andato come aspettavamo, però è stata una scelta, no? Dopo gara 2 è stata la stessa cosa, no? L'inizio è andato via, però dopo io forse ho riuscito a consumare un po' meno la gomma, amministrarla un po' meglio, è riuscito a passare agra e dopo, come avete potuto vedere, che Jonathan ha avuto un problema, ha lasciato la prima posizione. Senti, qui c'era Filippo Preziosi, che vi siete detti, che ti ha detto. No, l'ho detto, io era molto contento, no, di come è andato il weekend, e ho detto, guarda Filippo, ricorda questo momento perché è unico, almeno per me, e credo che ce lo dobbiamo godere, no, qui in Italia, in Imola, tutta la gente spingendo questo entusiasmo per la Ducati, per le gare, per il motociclismo, lo abbiamo portato noi e credo che questa sensazione è unica, irrepetibile, e sicuramente lui le darà un po' di forza, le darà un po' di animo, perché credo che una se lo merita e due ha bisogno. Ma un anno fa ci avresti scommesso su questo titolo che sembra adesso vicino? È sempre difficile per il titolo perché devono succedere tante cose, no? Come oggi, no? Per esempio la warm up è avuto una caduta, potrebbe farmi male perché è piccato con la mano, con la spalla, con la schiena sulla ruota, sulla sella di un'altra moto. Oggi Jonathan viaggi in Germania, ha avuto un po' di sfortuna. Non si sa mai, in un campionato è molto difficile, succedono tante cose, uno deve stare molto attento, molto, molto combattivo e deve avere la velocità. Noi avevamo la velocità, abbiamo la performance, però non si sa mai, è sempre difficile parlare del titolo perché uno non ci sarebbe stato mai. La prima volta per me,
e sconosceva questa situazione, questo momento. E due, tutto il rispetto per tutte le squadre, tutti i piloti che c'erano in griglia, era difficile da aspettare, sinceramente, questo titolo.